Bene ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi, come promesso, nell'ultimo episodio parleremo di attrezzatura, canne, mulinelli e vi ho portato anche i fili e i terminali. Quindi faremo tutto il quadro completo di quella che è l'attrezzatura che mi porto quando vado a cercare i grandi lucci. Allora, come sapete, per quanto riguarda le canne, io amo utilizzare le canne da casting. Il 95% delle mie azioni di pesca si basano esclusivamente sull'impiego di canne da casting. Porto con me qualche volta anche le canne da spinning, ma non le preferisco. Parlando delle canne da casting, ragazzi, beh, le mie preferite le conoscete, sono le Shimano Yasei. In questo caso, queste sono delle canne che io non posso che consigliarvi, ragazzi. Per gusti, secondo me, queste sono le più belle di tutte. Sono entrambe della stessa annata di costruzione e sono entrambe quelle che possiedono la porzione bianca qua sulla giuntura del manico. Sono veramente realizzate benissimo, ragazzi. Scelsi queste canne perché me ne innamorai subito. La prima fu questa, la 2 metri 30-70 grammi, ragazzi. E la cosa che mi ha portato, oltre al fatto che, vabbè, ovviamente è una bellissima canna dal punto di vista estetico, l'elemento che mi ha portato a scegliere per questa tipologia è stato il fatto che hanno il manico che si splitta dal resto del corpo della nostra canna. Questo cosa permette? Permette di avere un'azione della canna veramente, veramente molto simile a quello che è una canna monopezzo. Ma dall'altra parte mi permette di avere una portabilità che rispetto a una monopezzo è decisamente migliore. Questo perché ve lo dico, ragazzi? Perché? Perché nel momento in cui io vado a portare una canna monopezzo all'interno di un tubo che deve essere poi messo all'interno della stiva dell'aereo, portato a destra e a sinistra durante il viaggio in aeroporto, magari caricato in varie macchine, così una canna monopezzo risulta veramente essere uno sbattimento. Quindi, nel momento in cui sono usciti questi modelli, io me ne sono innamorato subito e sono capitato in Shimano Yasei, che è veramente, ragazzi, un'ottima canna di qualità. Il sughero che compone il manico è un sughero veramente ottimo. Questa è quella che ho da più tempo, trattandolo un pochettino, pulendolo così. Comunque, come vedete, è ancora di ottime fatture. L'altra Yasei che porto sempre con me è quella un pochettino più potente. Questa qui, ragazzi, è sempre 2 metri, ma 70-110 grammi. Anche questa si splitta in due porzioni. E questa è quella che è un pochettino più giovane rispetto all'altra. E infatti il colore bianco qui rimane ancora molto acceso. L'unica pecca è che sotto il sole tende un pochettino ad ingiallire, ma comunque rimangono molto belle. Le prime canne che, oltre alle Yasei, mi hanno portato veramente grande, grande soddisfazione. E tra l'altro, la prima con la quale io sono entrato in contatto con il manico splittato sono queste delle Balzer, ragazzi. Questa in particolare è la Balzer Allegra, che, come potete vedere, anche loro si splittano a livello del manico. Queste, le Balzer, ragazzi, sono delle canne formidabili perché hanno un rapporto qualità-prezzo pazzesco. Rapportate a una Yasei, il loro costo è veramente molto più inferiore. Questa in particolare è una Balzer Allegra Pop & Jerk Trigger. Questa è 1,98 m da 37 a 70 grammi. È una canna che io ho utilizzato tantissimo per tutte quelle pesche con i jerk, con un peso che non va oltre i 60 grammi. Quindi, se andiamo a utilizzarla con un Buster Jerk, ragazzi, questa è veramente pazzesca. È leggerissima, ha un design veramente bellissimo, quindi sughero e carbonio hanno veramente fatto un prodotto molto molto valido. Ve la consiglio e andateci. Queste sono delle canne che sul mercato si trovano molto molto tranquillamente. Un'altra canna che ho sempre portato con me è invece una canna a due pezzi, in questo caso. Questa è una Berkley della serie Serials, che si compone in questo caso di due pezzi, infatti come potete vedere è molto più compatta, e ha come potenza massima invece 100 grammi. È una 6 pollici e 8, quindi una 2 metri e 2, con una capacità di lancio massima di 100 grammi. Questa è una canna
che utilizza molto spesso mio padre e che l'ha portata in Irlanda e in Svezia, specialmente per quanto riguarda l'impiego di grosse esche. È una canna che su due pezzi comunque rimane molto compatta, come potete vedere, ma che una volta montata ha un'azione molto rigida, molto, molto secca. Sulla punta il cimino, ragazzi, rimane bella, bella gnocca. Quindi per lanciare belle esche pesanti, questa non ha nessunissimo problema. Ammetto che qualche canna a pezzo unico ce l'ho, come può essere ad esempio questa Fox. Questa è una mini mini Fox, perché questa qui, ragazzi, è la Fox Eclipse Jerk ed è 1,80 m x 70 grammi. Questa è una canna presa un sacco di tempo fa, molto bella esteticamente. Non so se si riesce a vedere, ma ha dei colori verdi che la rendono pazzesca. Ed è una canna veramente molto molto compatta, nonostante sia una monopezzo. Azione abbastanza rigida, ma comunque 70 grammi di potenza massima di lancio. La canna per eccellenza, che però ultimamente non sto utilizzando quasi per nulla, perché le I2 Yasei fanno il loro dovere e ne sono veramente molto contento, devo raccontarvi di questa canna qui, che è una canna spettacolare. È la Strike Pro Contact 6 e 8 per 180 grammi, ragazzi. Questa è una canna che io sono riuscito a trovare un casino di anni fa in un negozio. Me ne sono innamorato subito perché erano gli anni in cui su YouTube giravano i primi video della Strike Pro. Come l'ho trovata, me ne sono innamorato perché, ragazzi, vi posso assicurare, non so se si vede, ma ha un design e una finitura veramente pazzesca in verde, con dei richiami argentati veramente pazzeschi. La cosa che però la rende un po' scomoda è che è monopezzo, ragazzi. Una 6.8 monopezzo è veramente una canna impegnativa. È però veramente molto bilanciata. Tanti me l'hanno giudicata come un palo per i pomodori, però vi posso assicurare che per lanciare i bulldog, per lanciare grosse esche gommate, questa è veramente veramente una bomba. Ahimè, questa non si trova più da nessuna parte, infatti la tengo molto stretta e spero prossimamente di riuscire a portarla anche in pesca, perché è veramente una canna formidabile. Per quanto riguarda invece lo spinning, vi porto alla luce tre canne principali. La prima, che è quella con la quale ho affrontato il primo viaggio in Irlanda alla ricerca dei luci, e questa è una Fox Predator Elite Jig. Due pezzi, ragazzi, veramente super compatta, perché questa è una 1,80 m, se non sbaglio, vediamo, sì, è una 6,6 per 35-70 grammi. Come potete vedere, ha un manico non in sughero, molto molto sottile, il diametro è veramente sottile, si differenzia ben poco da quello che è il corpo del nostro primo pezzo, e il cimino è composto semplicemente da 5 anellini, come potete vedere. È una canna molto bella, molto ben fatta e molto resistente. Montata con un molinello 4000, ragazzi, è una bomba. Un'altra canna che, sempre da spinning, io ultimamente tendo a portare con me è questa qui, ragazzi, una Shimano Wenge Sea Bass da 2,10 m, con una capacità massima di lancio di 50 grammi. Questa è una canna che si trova nei negozi a un prezzo veramente ridottissimo, ma la sua qualità costruttiva mi ha stupito, ragazzi. Mi ha stupito, e infatti io la utilizzo quando voglio andare a prendere sul fondo magari anche dei luciperca, perché io vado ad utilizzare della gomma con la testa piombata. È una canna, diciamo, da battaglia, ma si presta moltissimo a quella che è anche la pesca in mare. Io ve la consiglio, ragazzi. Prezzo veramente basso, quindi secondo me possiamo metterla nella stiva. Ultima canna da spinning che vi voglio portare alla luce è questa Colmic, ragazzi. Questo è un cannone, perché è una canna abbastanza lunga. È la Huge XX della Colmic, modello Heracles. Questa è una 7,6 con una capacità di lancio da 3 ottavi a 3 once. È veramente un cannone, ragazzi. La cosa bella è che anche questa qui è una
canna da spinning col manico splittabile. È molto lunga, non so se riesco a farla stare tutta nella camera, quindi di conseguenza con il manico splittato riesce a inserirsi bene comunque anche all'interno del tubo da viaggio e ha un'azione comunque molto molto simile a quella di un monopezzo, perché il corpo della nostra canna è completamente un pezzo unico. Bene ragazzi, quindi descritte quelle che sono le mie canne, ora passiamo a quelle che sono i mulinelli. Ovviamente, avendo più la passione della pesca con le canne da casting, come vedete i mulinelli da casting sono più presenti qui su questo tavolo. Il primo mulinello che vi voglio descrivere è anche il mio primo e più vecchio di tutti, è il mulinello della Shimano, il Kakuta 201B. Questo ragazzi è un mulinello pazzesco, ricavato dal pieno, color ottone, veramente veramente un ottimo mulinello. Ha un rapporto di recupero non molto alto, se non sbaglio un 5 a 8, e ahimè questi primi modelli, specialmente il 201B, avevano una capienza del filo leggermente sotto la media, secondo me. Però come meccanica, ragazzi, sono formidabili, pazzeschi. Io gli ho fatto la manutenzione ordinaria, quindi un po' di olio e un po' di pulizia, e ce l'ho ancora ad oggi. Funziona veramente molto bene e io lo impiego soprattutto sulla Shimano Yasei da 110 grammi con grossi big bait. Questo è veramente un mulo. L'altro mulinello che porto con me, ed è anche l'ultimo entrato, ed è quello che monto invece sull'altra Shimano Yasei, quella più piccola, quella da 70 grammi, è il Shimano Calcutta 201D. Invece, questo è uno degli ultimi usciti, è veramente un mulinello pazzesco, ragazzi. Anche questo ricavato dal pieno, ma come potete vedere, ha una capienza di filo un pochettino più ampia. Questo mi permette di fare lanci un pochettino più lunghi. Infatti, io lo impiego sulla Shimano più leggera per tutte quelle pesche che faccio con swim bait o jerk. Ho fatto la manutenzione da poco, è oleato. Io questo lo uso abbastanza spesso, come potete vedere comunque la scocca resiste molto bene sia agli urti che a tutte quelle che possono essere le intemperie. Questi sono due mulinelli che sul mercato hanno un prezzo abbastanza alto, ma secondo me ne valgono assolutamente la pena. Il terzo mulinello che vi voglio portare alla luce è ovviamente il mulinello, chiamiamolo di scorta, perché ovviamente me ne porto sempre dietro un terzo, è il Shimano Cardiff 201A. Questo ragazzi è il classico Shimano Cardiff da un prezzo veramente onesto, che però fa tutto in maniera egregia, ragazzi. Non è ricavato dal pieno come possono essere i Calcutta, però ha una struttura bellissima, in mano si tiene veramente molto bene, leggero, fluido, è, se vogliamo metterlo sulla bilancia, secondo me, a parità di dimensioni, il Cardiff è un pochettino più leggero, però è una bomba, ragazzi. Se volete spendere poco e avere un ottimo mulinello, ragazzi, prendete il Cardiff. C'è in 201 e in 301 come taglia. Io preferisco le taglie piccole perché, non avendo le mani esageratamente grandi per jerkare o per fare i recuperi, preferisco la taglia più piccola, la 201, ma anche la 300 non è male. Ho anche un mulinello low profile, questo è un bel mulinellone, mi è stato regalato, è un Elan Trail Hook. È un mulinello figo, è leggero, si tiene bene in mano nonostante abbia una bella dimensione, ha un recupero di rapporto 7 a 1 e la cosa bella è questa manetta. Come potete vedere è una manetta singola, mi piace, non l'ho ancora montato, non l'ho ancora imbobinato, ma penso lo andrò ad abbinare a quella che è la mia Contact della Strike Pro. Invece ragazzi, i mulinelli da spinning che io utilizzo di più, vi ho portato due mulinelli proprio da battaglia. Questo è un Abu Garcia Cardinal 3000, se non sbaglio. Altro mulinello invece che porto sempre con me se vado a utilizzare la canna da spinning è questo Pen Battle 2. Questo ragazzi è uno dei mulinelli della Pen a prezzi molto molto onesti, si trova intorno ai, se non sbaglio, 80 euro ed è veramente un mulo tuttofare. È imbobinato con una treccia, come vedete, ha una bella capienza e questo va veramente bene in taglia 4000, ragazzi. Mulinello bellissimo, un rapporto di recupero 6 a 2. E funziona veramente molto bene.
Bene, quindi parlando di mulinelli, poi ragazzi dobbiamo parlare di fili. Uno degli elementi che sicuramente non va sbagliato, ragazzi, è il filo. Durante le mie azioni di pesca mi sono trovato spesso ad avere problemi di fili, sia in fase di lancio che in fase di recupero. Non tanto nel momento in cui incanno un pesce, ma specialmente nella fase di lancio e nella fase di recupero. Se il nostro filo non è un filo bello, quindi non soltanto di marca, ma deve essere comunque un filo bello, andiamo ad avere dei problemi, specialmente quando, in primis, pescando i lucci, pescando con grosse esche, in fase di lancio, se il mio mulo si blocca, io vado ad dare uno stress al filo esagerato a tal punto che si spacca. Pensate, andiamo a lanciare un bulldog da 120 grammi su una canna, con la massima potenza d'azione che possiamo dargli. Se il mulinello si blocca, e fidatevi che può capitare, parte una sassata che il filo si spacca subito, rischiamo magari anche di segnare gli anelli e il nostro bulldog lo salutiamo perché va sul fondo del lago. Quindi, alla luce di ciò, ragazzi, io vi dico che per pescare con esche grosse, ragazzi, usate fili grossi. Io magari posso anche essere un po' esagerato, ma io sulle mie canne da luccio monto questo Tough Line, che è un filo che io ho comprato in Canada a Bass Pro Shop, ragazzi. I miei amici canadesi ci pescano i maschi con questi, ma sono un 50 libbre e un 65 libbre, ragazzi. Sono dei fili che possono trainare delle barche, vi posso assicurare. Nel mulinello comunque riusciamo ad andare ad imbobinare una buona quantità. Considerate che io non l'ho mai sbobinato tutto in fase di lancio. Il Calcutta 201B non ha tanta capienza, ma montando il 65 libbre, perché vado a impiegarlo specialmente con grosse esche, vi posso assicurare che no, da quando lo monto non ho mai perso un artificiale. Dei buoni fili, ragazzi, io vi posso portare alla luce questo qua, che è un Berkeley, ragazzi, ma possiamo parlare anche di P-Line. Oramai le marche che producono fili sono tutte veramente molto buone. Vi consiglio però di prendere dei fili con dei diametri un po' spessi, quindi da un 0,40 in su state sicuri che comunque è un filo ottimo. Io non guardo quasi più la capacità massima di tenuta di peso del filo, perché oramai, ragazzi, fili molto sottili hanno una capacità di tenuta veramente molto alta. Rimane comunque il fatto che un filo piccolo, se io vado a lanciare un bulldog da 140 grammi, questo qui in fase di lancio, se il mulinello si blocca, il filo si spezza. Quindi prendete, ragazzi, un filo di diametri spesso se volete lanciare specialmente esche molto grosse. Per quanto riguarda invece l'ultimo elemento fondamentale per la pesca ai grandi lucci è il terminale, ragazzi. Io non uso più oramai terminali in acciaio, utilizzo solamente terminali in fluorocarbon. Qua potete vedere una bobina di fluorocarbon della Savage Gear. Questo è 1 mm di diametro con 50 kg di portata massima. E io vado a costruirmi i miei terminali, come potete vedere, in maniera molto semplice. Faccio una piccola asola in testa, la quale la vado a chiudere con i classici stringifilo. Ragazzi, mi raccomando, non stringete troppo forte perché sennò il filo si segna e quindi perde tutta la sua efficacia. E alla fine vado a inserire il mio moschettone. Non inserisco quasi mai le girelle, inserisco esclusivamente il moschettone, ragazzi, e vado a creare il mio terminale. Terminale che, come potete vedere, non ha dimensioni esagerate. Stiamo parlando di 50 centimetri, 70 centimetri, non di più. Quindi, ragazzi, queste sono le mie attrezzature per quanto riguarda la ricerca del luccio. Sono tutte attrezzature che io negli anni ho portato con me in varie uscite di pesca e ancora tutt'oggi porto. Sono tutti degli ottimi materiali e sono ottimi compromessi anche per quanto riguarda la qualità e il prezzo. Non sempre spendere tanto vuol dire avere un ottimo prodotto. Sono tutte canne e mulinelli di una fascia media. Vi posso assicurare che fanno tutto il loro lavoro in maniera egregia e mi hanno permesso di prendere dei bellissimi lucci. Su questo video, ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito in questo piccolo tour delle mie attrezzature. Vi ricordo, mettete un bel subscribe al mio canale.
mettete un bel like a questo video, seguitemi in tutte le avventure perché sicuramente andremo a prendere altre grandi luci. Stay tuned, guys!